prova con due così. Prova, prova. Quanti watt sono questo? Grossa però. Se vuoi fare conti con quello, vamo per tirare il rispetto perché. Allora, intanto ti dico. Arrivando e ne stanno arrivando ancora tanti, tantissimi pullman da tutta Italia.
Mi raccomando, dite alle persone di arrivare qui, cercare in tutti i modi. Ci stanno alcune parti che sono blindate dalla polizia per motivi di sicurezza, perché sono limitrofi al Senato. Non li vogliono far avvicinare, non ci vogliono far avvicinare. Facciamoci però sentire, gli altri devono arrivare qui, dobbiamo diventare tanti e crescere ancora di più di numero. Mandiamo messaggi. Un attimo di silenzio per cortesia. Un attimo di silenzio. Silenzio per cortesia. Allora, qui alcuni miei colleghi, compagni, amici, diciamo, compagni di avventura, diciamo, di questa avventura che ci comprende tutti alla pari e in orizzontale, senza capi, senza padroni di nessun genere, ma liberi cittadini di esprimere il loro consenso o dissenso. Allora, qualcuno ha detto prima che bisogna organizzare una serie di querele sulla base dei reati che sono stati commessi. Ricordiamoci sempre che i nostri rappresentanti che lavorano, o quantomeno dovrebbero lavorare per conto nostro, qua al Senato e alla Camera, non è che sono immuni dalle leggi e possono fare come cazzo gli pare, sono succubi delle leggi esattamente come noi, salvo qualche legge come quella appunto del pensiero, dell'espressione del pensiero e quant'altro, ma su quello si deve esprimere la Camera per assaggiare o meno la loro responsabilità sui fatti o meno, ma sui reati che questi signori stanno facendo di strage, questi signori stanno compiendo reati di epidemie indotte e quant'altro, questi sono responsabili esattamente come voi e noi, né più né meno, e noi nel corso di questi ultimi mesi e mezzo due abbiamo prodotto ben 8 querele contro questa banda di delinquenti criminali che non hanno rispetto di nessuna legge, di nessun articolo della Costituzione. Quindi noi abbiamo già proposto online 8 diverse fattispecie di denunce, di querele per 8 fattispecie di reato diversi, e quindi su questa base chi vuole va sul sito di albamediterranea.com oppure sul sito Facebook Alba Mediterranea e trova i testi già pronti da scaricare per poterli poi stampare e indirizzare alle varie procure della Repubblica Italiana, che sono 137, lo ricordo, e che possono autonomamente incominciare a incardinare i processi contro questi signori che, ricordiamoci, fuori dal Parlamento sono sempre e soltanto privati cittadini per loro, succubi delle leggi. Ho finito. Come nostra abitudine, anche nelle situazioni estreme, noi facciamo la nostra rassegna stampa. Siamo qui alla manifestazione contro l'infame tentativo di creare un obbligo vaccinale che non ci compete, che è stato ampiamente criticato anche da altri paesi europei. E intanto vi facciamo vedere questo manifesto, perché è molto importante. Indicativo. Questo è
cui vi facciamo vedere un libro di cui parleremo tra l'altro in seguito, e per il momento vi facciamo vedere questa importantissima opera. Dopo. Piglialo. No. Riprendilo. Si è convertito, dai. Si è convertito. Si è rinsavito, dai. Sicuro? Sì. Ti hanno fatto il trattamento? Si è convertito, riprendi. C'è Pizzarotti, vogliamo formare Effetto Roma. Questo glielo ho detto mille volte. Ne parliamo, aspetta. Venti sto a Milano. Vai di là che adesso veniamo. Vai a manifestare. Vai. Ti sei convertito. A cosa? Vai. Vai. Allora, invito i nostri amici a leggersi quella che è stata una delle encicliche più significative della storia della Chiesa. Attraverso questa enciclica la Chiesa ha interpretato, ogni tanto capita nella sua vita, rarissimamente, le istanze popolari. Una volta ogni 500 anni, vai. Anche di più, le istanze popolari legate appunto ai movimenti sociali delle che hanno coinvolto dell'evoluzione morale, sociale, filosofica, filosofica, tecnologica, scientifica. Ecco, io leggerò con molto piacere nei prossimi miei interventi alcuni interventi di questi intellettuali cattolici. Ricordiamoci che questo importantissimo libro, che è stato scritto per il settantennario della Rerum Novarum di Leone XIII, ricordiamocelo sempre, che raggruppa il pensiero dei massimi esponenti del pensiero cattolico. Non a caso i Leone si chiamano Leone, Sono dei Leone. Ricordiamocelo sempre, Leone Magno, Leone Decimo. C'è anche Leone Piccolo, c'è anche Leone Magno che si accordò con il grandissimo Attila. Che il grandissimo Attila se ne faceva fuori un po' di più, era meglio. Adesso noi ci rendiamo conto l'errore attilistica. La fontana da queste parti di acqua pubblica. Lì. Non l'avevo vista davanti agli occhi. Capita. E non è la Fata Morgana. Leggeremo gli interventi dei massimi esponenti della cultura cattolica, che sono tutti qui e convergevano tutti in questa cosa. Poco dopo c'è stata quella che certi nostri amici della compagine che fa... L'enciclica Rerum Novarum è stata un'enciclica sotto molti profili molto positiva per il cattolicesimo e per la comunità italiana in generale. Italiana, cattolica. Cattolica in generale. È stato un passo avanti enorme nella storia della Chiesa. Questo papaccio infame qui ha rinnegato tutto quello che c'è scritto e si è messo puramente al servizio dei finanzieri. Peraltro, essendo lui il massimo finanziere, sta al servizio dei suoi compari. Quindi diciamo che è un delinquente e soprattutto è un cialtrone, il quale nega le verità insite in una enciclica papale. Dopodiché io passo alla lettura di un articolo formidabile che occorre leggere e che l'ho tratto dall'ultimo numero di Panorama. Carino, beh, veramente geniale questa, bello. Allora, attenzione, è importantissimo, ti interesserà molto anche te e interesserà molto anche a certi nostri uditori che abbiamo qui, che si sono avvicinati. Incredibilmente rincontrati casualmente. Delle cose da incazzati, giustamente. Allora, l'ultimo linciaggio. Ci sono alcuni principi elementari del diritto che non necessitano di una laurea per essere compresi. L'articolo è l'articolo di fondo del direttore, che è Giorgio Muletti. Se cercate su Wikipedia, appunto, la massima nullum crimen, nulla pena sine praevia legge penali, senza una preventiva legge penale non puoi
adesso nessuna condanna. Stanno discutendo, ieri io almeno ho chiuso la televisione, stavano discutendo sul caso di quella povera bambina che è stata fatta morire, non si sa se l'hanno condannato o no quel poveraccio. Allora, per me quel poveraccio è innocente, per il semplice fatto... Non c'è una prova evidente. Sì, che è il classico personaggio della faccia da fesso che viene messo in mezzo, come presero in mezzo quei poveracci della colonna infame di Manzoniana a memoria, che lì... accusarono di aver fatto venire la peste, li ammazzarono con le terribili... Ma caccia all'untore. Allora, vorrei dire che questa cosa un esempio che mi è venuto in mente proprio adesso. La caccia agli untori è corrispondente, ma invertita, a questi mascalzoni. Questi sono gli untori, quelli che vogliono la vaccinazione in positiva. Loro sono autentici untori, vanno torturati e bruciati vivi, hai capito? Vanno torturati e bruciati vivi, perché se tante e tanto mi da tanto... Non è per caso che hanno messo la legge contro la tortura l'altra settimana? Non a caso. Perché lo sanno che rischiano di essere torturati. Santa Madre Chiesa bruciava vivi i propri nemici, pubblici e privati, e faceva e permetteva... I santi uomini, perché il cardinal Borromeo era un sant'uomo, però com'è che applaudiva alle torture che facevano a questi poveri untori? Leggetevi la storia della colonna infame di Manzoni e leggerete che cosa faceva questa brava gente. Quanti papi assassini per mano diretta ci sono? Esattamente, per mano diretta, bravissimo. Solamente 14. Perfetto. E tutti quelli che hanno condannato a morte? Esattamente. Qual era il settimo comandamento? Qual era il ventesimo, il trentesimo? Il settimo comandamento. Ah, il settimo, sì, ti immagino. Scusate un secondo che vedo che mi chiamo. Oh, io sto registrando, eh. Sì, tu registri mentre io rispondo. Digli di richiamarmi. No, gli dico che non ci sono. Bravo. E questo mi ricorda quei meravigliosi fumetti del grande Iacovitti, erano i fumetti del famoso investigatore Chip, che a un certo punto va in un posto dove presupponeva c'erano i delinquenti, no? E bussa, dice: c'è nessuno qui? E il delinquente: no, qui non c'è nessuno. Dice: vabbè, allora ce ne andiamo. Proseguiamo. L'espressione si fonda sull'assunto che non può esservi un reato e di conseguenza una pena in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento. Elementare, appunto, dal che non si capisce perché questo paese non abbia la decenza di chiedere scusa a Bruno Contrada, che dopo 25 anni di calvario giudiziario... Ti ricordi che noi avevamo parlato anche del capitano Labruna? Si è vista revocata la condanna a 10 anni di carcere, interamente scontata, peraltro, per concorso esterno in associazione mafiosa. Attenzione, qui ci sono dei concetti eccezionali. Un reato che all'epoca dei fatti contestati, 1979-1988, era sconosciuto al codice penale. Allora, loro fanno quello che cazzo gli pare. Noi abbiamo fatto fior di denunce contro questi delinquenti e non li prendono in nessuna considerazione. Al contrario, l'ho detto adesso. Appunto, al contrario, hanno lasciato che un fedele servitore dei servizi segreti, perché Bruno Contrada è stato un fedelissimo servitore dei servizi segreti, il quale al momento opportuno, quando l'hanno messo in mezzo, come il capitano Labruna, è stato lasciato al suo destino da questi servizi segreti, e lo ripeto, onnipresenti, onnicomprensivi e sempre attivi, meno che quando si tratta di fregare qualcuno dei loro che è stato preso con che cosa? Col sorcetto in bocca, non la sorcetta, il sorcetto in bocca. Ma possiamo parlare, per essere chiaro, di chi ha fondato questo Stato? Urla di più se non te sente. Tra 350 costituenti, sì,
dice la prima relazione antimafia che c'erano 8 mafiosi. Certo. Tra cui il primo presidente del Parlamento. E perché l'attuale presidente della Repubblica dove lo metti? Figlio di uno dei citati là dentro. Più volte citati. Esattamente. Che andava a parlare con Frank Garofalo Tre Dita. Esattamente. Tutto scritto da loro. Il primo presidente Vittorio Emanuele Orlando nel 1936 era stato espulso perché si era autodichiarato mafioso dal partito fascista. Inoltre era noto massone. No. Magari fossero stati tutti coi coglioni di Vittorio Emanuele Orlando, anche se fu fregato, si fece fregare al trattato di pace. No, aspetta, però era un uomo con dignità nazionale. Ha fatto il casino per Fiume, sì. Ha fatto il casino forte per Fiume, ha fatto un macello là, sì. Tanto è vero che lo piavano per culo. Ma non è, sì, ma è punto. Non era certamente, lo piava per culo. Non era certamente un servile come invece Nitti. Sì. Però Nitti, stranamente, per il trattato di pace della prima guerra mondiale se n'è posto, lui ha preso, non si è cagato sotto niente, gli ha dato Fiume, ha fatto condannare alla cacciata dalla Repubblica del Carnaro De Ambris, il fondatore del fascismo. Certamente. Il vero fondatore. Il buon Alceste De Ambris. Il vero fondatore. Bravissimo. Andiamo avanti. Ma se noi avessimo avuto al posto di questa Costituzione da pseudodemocrazia oligarchica la carta del Carnaro, allora è quello che non volevano i personaggi. Ma perché la Costituzione del 43? Ma no, la carta del Carnaro. No, la Costituzione del 43 è molto meglio. Fu elaborata nel 43 e 44. Ma la quello dei Biggini. Aspetta, Orazio, là c'erano i governatori, il governo era formato dalle categorie. Lo leggeremo al momento, certo, opportuno, certo. Non basta politicanti, certo, di professione, certo. E c'erano, certo, dagli imprenditori, certo, agli operai, certo, e tutti quanti, certo. E democrazia diretta vera, certo, referendum, quella è democrazia diretta vera, referendum deliberativi e revoca del mandato. Perché Mussolini ha fatto cadere? Lì c'erano troppi compromessi. Tutte cose che la Repubblica di Roma del 504 avanti Cristo aveva già previsto 2500 anni fa. Ci fu la mano, di D'Annunzio, ovviamente, il quale corresse quello che doveva correggere. Ma proseguiamo. Si capisce pure da come è scritto. Allora, per essere chiari, non poteva essere arrestato, non poteva essere giudicato, non poteva essere condannato, non doveva soprattutto scontare neanche un giorno di carcere. Lo scrive il direttore di Panorama, non il direttore di un quotidiano alternativo. Panorama. C'è voluta nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi ogni tanto, qualche volta, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a qualcosa serve. E beh, stavolta è servito per riportarci a forza dalla bara del diritto alla culla e alla Corte di Cassazione. Finalmente ha un remesso, un vagito e revocato la condanna. Ma a contrada, poliziotto palermitano di gran lignaggio e successivamente alto funzionario dei servizi segreti, lo dice anche lui, nessuno chiede scusa e nessuno ha la parvenza di un rossore, deve invece subire un ulteriore odioso supplemento di linciaggio, che consiste in particolare nei commenti di chi a Palermo avviò l'inchiesta e sostenne l'accusa. Qui ci sono fior di delinquenti, cioè magistrati, che stanno nella magistratura, ben introdotti, inattaccabili. Fior di delinquenti, cioè magistrati, i quali hanno fatto... No, tutto su 14.700 ce ne saranno forse 10 che se la scampano. Indubbiamente, forse anche meno. E gli altri, comunque sia, obbediscono con spirito mafioso alle correnti interne al Consiglio Superiore di Magistratura. Non leggo questo perché voglio concludere questo mio intervento dicendo una cosa importantissima. Tutto quello che sta avvenendo in relazione a questa situazione serve soltanto per coprire il fatto che lo Stato ha sempre trattato e continua a trattare con la mafia. Anzi, c'è una coincidenza. Ah, è la mafia! Esattamente. C'è una coincidenza con
i principi mafiosi che sono stati instaurati in Italia nel 1943 con la conquista della Sicilia. Ricordiamocelo sempre. L'eroe della Sicilia, il capo mafioso Calogero Vizzini. Esattamente. È cavaliere della Repubblica. Esattamente. È cavaliere della Il grande Calogero Vizzini. Nella Genco Russo. Nella storia, nel fondamentale libro che fu scritto, è stato il primo libro che è stato scritto da due illustri giornalisti inviati corrispondenti da New York, da sia di Repubblica che il Corriere della Sera, intitolato Made in USA, Made in America, le origini americane della Repubblica Italiana. C'è tutta la documentazione dei rapporti tra ambasciatori e consoli americani con gli esponenti della mafia siciliana in Sicilia, perché gli accordi poi in America erano stati presi da loro signori con i grandi capi, a cominciare da Lucky Luciano. Esatto. e da Frank Tredita. Sì, no, e poi aspetta, e poi ce n'è uno che è fortissimo, Frank Bigigliotti, che è quello che ha organizzato tutto ed è riportato tutto nella prima relazione della commissione antimafia. Esattamente. Che è stata chiusa perché praticamente c'era un amico di Ciancimino che doveva fare sia le domande che rispondere alle domande. È naturale, mi pare giusto. Se no, quel cazzo di importazione era. Perché? Ciancimino, te la pigli col Ciancimino. Io vi ricordo che mi colpì questo cognome Ciancimino, perché quando ero ragazzo io leggevo i libri di Sargari, i libri di Motta, pure io. Di La Motta, sempre di avventure, eccetera. Ma c'erano anche i libri di tale Ciancimino, che erano bellissimi, editi dai soliti editori per ragazzi, tipo Viglongo, Carroccia, stili editori qua, che raccontavano queste cose. Ciancimino si chiamava, è stato un comandante di lungo corso. Come lungo corso è stato, lunghissimo corso, è stato il sindaco di Palermo, mi pare, no? Ciancimino, Vito Ciancimino. Quindi siamo lì. Voglio ricordare una piccola memoria a un grande personaggio che detto Gio Banana, ma in realtà si chiamava Gio Bonanno, amico personale e protettore di tale Mattarella, sì, Bernardo Mattarella. Che l'ha andato a prendere all'aeroporto di Ciampino. Esattamente, quindi sì, cari amici, a noi non ci raccontate delle cazzate, ci potete anche sparare. Bisogna vedere se vi va bene, perché noi abbiamo, io dico sempre, io ho due occhi davanti e quattro dietro, come capito? Quindi e tre o quattro della dita, no, perché bisogna, quando mi gratto il culo. Bisogna dire anche che qualche volta ce la siamo scampata anche bene. Sì, sì, con molta tranquillità. Con molta nonchalance. Molta nonchalance. Vatti a pigliare il cappello perché. Questo è un vento malandrino. Chi non si trova più, aggiungici, c'è qualcosa che vai aggiungere? Non si trova più la relazione completa della prima commissione antimafia. Io l'ho trovata dentro l'archivio di violatore. Ah. Ora se ne vai là ci sta solo la parte comunista. Tant'è vero che violatore l'hanno fatto fuori brillantemente. Chi? Esatto. Violatore. Esatto. Ah, ti immagini. Esatto. Subito l'hanno fatto perché fuori. Perché aveva iniziato ad attaccare Mazzini e Cecco. E compare esattamente. Ma lo sapete qual è stato il saluto per cui a Gela sono arrivati e hanno riconosciuto Calogero Vizzini? No. Perché gli hanno sventolato il fazzolettone giallo-nero con due L, Lucky Luciano. Il lachissimo, il fortunatissimo, sì, Lucky Luciano, che transitava tranquillamente per l'Italia. Aspetta, praticamente è stato salvato due volte per traffico di cocaina. Sì, aveva storto. Bisogna poi andare gradualmente a declinare anche la banda della Magliana. Esatto. Che senza di quella non si spiegano i misteri politici degli ultimi 30 anni. È sempre presente, che ha sempre operato per conto di Santa Madre Chiesa. Esiste ancora. E esiste ancora e rompe i coglioni all'amministrazione Raggi. Ma chi è quello
seppellito dentro la chiesa. Troppo bello, è un sant'uomo. Sì. Quando gliel'hanno chiesto, quando gli hanno detto, ma perché? Ah, perché noi la chiesa seppellisce sempre nelle proprie chiese quelli che hanno ha operato per l'interesse di Santo Martino. Così sembra giusto. Anche io voglio essere fila. Io voglio essere chiuso là dentro. Tumulato. Quando esco tumulato, non so dove fare la pipì, vado a farlo di fronte agli altarini, esatto. Capito? Dei vari santi. Esatto. Dopodiché chiudi, perché abbiamo già fatto anche troppo. Ragazzi, io sto scrivendo un libro. Sto scrivendo. Altro volantino? Ah, ce l'hai? Sì. Dio ti assista. Eh? La presa a Pesaro. Ah! Qui ci sono le denunce contro la Lorenzin, basta scaricarle. Se non riuscite a cambiare l'interruzione, ci telefonate e vi mandiamo il file in Word, in formato Word. Così ci potete poi mettere le vostre intestazioni e depositarle. La ripresa dall'alto? Ma la ripresa dall'alto va bene. Questi sono i link per tutte le denunce che noi scaricare e ristampare. Io vado là a parlare, se mi fanno parlare. Vabbè, parla, canta, fischia. Senti, vuoi un altro po'? No, finisco questo e basta, dai.
caso. Si comunicano e alcuni senatori stanno venendo a noi. Non sarebbero che devono venire. Dai bambini,
di Dio, vi chiedo di fare un grande applauso alle nostre mamme incatenate che si sono incatenate sotto al Senato. Fate l'incontro! E corremo là! E vaffanculo al decreto! Sordo, dimmi. Ho appena appreso che il presidente Mattarella mi ha nominato commendatore della Repubblica Italiana. A chi? Walter Ricciardi. Perché? Ricciardi chi? Walter Ricciardi. Non lo conosco. Perché? Prima lo sussurreremo parlando, poi lo diremo sempre più forte fino a quando non ci alziamo, mi raccomando, otto bambini con delicatezza, tutti quanti insieme e lo gridiamo ancora più forte, d'accordo? Avete sentito tutti? E allora, noi vogliamo libertà! 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 Noi vogliamo libertà!
questo sacro luogo, tra le reliquie dei martiri, dei santi, delle vergini soprattutto, e dei vergini, perché voi dovete sapere, cari amici, che essere vergini ed uscire da un seminario è stato sempre molto difficile. Il problema è vedere... presa molto ardua. Sì, sì, il problema era vedere da che parte è vergine, perché poteva anche darsi che dietro, davanti eri vergine, ma non dalla parte della bocca, non si sa mai. Bocca santificata ovviamente da numerose acquisizioni di oste benedette, giusto? In questo sacro luogo trova il suo eterno riposo l'amministratore di una sacra congrega che si chiamava ai loro Banda della Magliana. Ma che banda? Non era una banda musicale, cari amici, non era nemmeno una banda di quelle alla napoletana, alla Totò, Scettate Faiasse, Caccavella, Triche Ballacche, Putipù. Era una banda leggermente diversa. Faceva il Putipù, ma lo faceva con delle altre cose. Degli altri strumenti. Esattamente. Il prevete qui. O prevete. Interrogato per quale ragione questo illustre finanziere, sempre, di cui non si sa la provenienza del cespite. Sì, esatto, appunto. E lo, ne si è mai saputa. Come di tutti i finanzieri, cominciare da tutti i finanzieri che si sono trasformati in papi, perché la storia l'abbiamo detta. Tutti i papi sono stati nella loro vita intera anche finanzieri. Esattamente, a cominciare da questo. Primordialmente e primariamente finanzieri. Perché Franceschiello, il Francesco vero, autentico santuomo, era figlio anche lui di un finanziere, non ce lo scordiamo mai, appunto, che gli confezionava anche il saio, perché dice: sai dove l'hai preso? È il babbo, o il babbo e la mamma e mamma, hai capito? Ecco. Allora il prevete, interrogato da chi di dovere, era costretto a dichiarare che Santa Madre Chiesa seppellisce nelle sue viscere cattedrali coloro che hanno beneficato la Santa Madre Chiesa stessa. Quindi noi abbiamo qui giustamente il grande benefattore di Santa Madre Chiesa, di cui non diciamo almeno il nome perché non me lo ricordo in questo momento, è un nome notissimo oltretutto, e andatevelo a vedere, la Banda della Magliana, che non è, come ho detto, una banda musicale. Anche se suonava, quando sparavano suonava. Tra l'altro dicono che abbia fatto fuori anche Pecorelli per certi sgarri che Pecorelli, vedi caso, aveva fatto alla Banda della Magliana stessa. Più che sgarbi. No, che sì, sì. Più che sgarbi. No, anche rivelazioni. Soffiate, diciamo. Soffiate, soprattutto soffiate. Col termine dello slang. Esattamente, fai slang. Santa Apollinare, perché Santa Apollinare è molto interessante. Ricordo che a Ravenna, la mia città, ci sono Santa Apollinare in classe. Ben due Santa Apollinare. Santa Apollinare in classe e Santa dove Apollinare tu avevi la vostra tenuta. Esattamente. E Santa Apollinare in nuovo. No, dove c'è ancora mio cugino, Teniamoci bene. Allora, non ci sto più io, ma mio cugino c'è. E in questa bellissima chiesa viene venerato un tale che stranamente si chiama Apollinare. E allora ai nostri amici gli lascio Apollinare, Apollo. Appunto, c'è una bellissima poesia di Pitigrilli, andatevela a vedere, intitolata Apollinaria. Dopodiché c'entra qualcosa Apollinaire anche. Apollinaire, certo è, grande scrittore, poeta, è morto troppo precocemente. Grande Apollinaire. Ecco qui, via dei Pianellari, farlo vedere. Palazzo Altens, perché sai, qui casi miei. Qui siamo nel centro storico di Roma. Esattamente. Bene, sempre solo. Sempre, in onore di Apollinaria,